Buon pomeriggio a tutti da Gabriele Pesa di Live Sport Academy per l'ultima partita di questa finale della categoria 2015. Si sfidano Parco Cittarrossa contro Fater. Comincia la partita tra Parco Cittarrossa e Fater. Primo possesso del Parco Città che attacca adesso da destra verso sinistra. Palla per il capitano Giacobelli che batte il fallo laterale. Pallone in avanti, cerca adesso di ripartire. Attenzione, un passaggio un po' impreciso del pallone, rimane lì Giacobelli, subito in attacco. Non riesce però a tenere il pallone basso. Adesso a ripartire il Fater, gioca subito in ripartenza. Buono adesso il pallone di Petricca a cercare il compagno in avanti. Adesso il portiere gioca corto. Pesce. Giacobelli, buono infiltrante, cerca di andare da solo. Giacobelli, forse un dribbling di troppo, doveva forse tirare. Attenzione, in un secondo momento c'era lì De Angelis, ha provato con il destro. Avanti, cerca adesso il numero 9 che si era proposto, Tatone, c'è calcio d'angolo per il Fater. Era nostra parte. Arbitro, è la nostra. Allora nel centro, attenzione, deviazione, ancora il Fater in attacco. Di Conno prova a ripartire. Uno contro uno, eccolo Di Conno, vuole velocizzare. Di Conno velola, prova il sinistro. Calcio di punizione per il Fater. Prova chiaro, prova il tiro, para il portiere. Prova il tiro con il sinistro, Giacobelli prende soltanto l'esterno della rete. Di Conno con il tacco adesso va chiaro, cerca adesso il 9. Pesce, prova a recuperare il pallone, Giacobelli perde il pallone, c'è la ripartenza adesso di Restinetti. Prova il tiro, esce bene dal portiere, poi in seconda battuta, para bene anche il difensore che tiene vivo il risultato di 0-0. Buon rilancio in avanti a cercare Riccardi. Perde il pallone però Restinetti, allarga sulla destra. Centofanti, Centofanti, Restinetti, prova il tiro. C'è una piccola deviazione che è fortunata per il Fater, perché il pallone è entrato in rete e segna l'1-0. Calcio di punizione, va Giacobelli, pallone alto. Giacobelli prova a recuperare il pallone e ci riesce. Si lotta sulla parte destra del campo, Petricca cerca di recuperarlo. Buono il lavoro adesso anche del Fater con Centofanti che prova a recuperare il pallone. Adesso prova il sinistro! Giacobelli mette l'1-1 con il sinistro, trova un altro gol. Giacobelli torna dietro. Eccolo qua Giacobelli, vuole andare da solo. Giacobelli vuole andare a volare sulla sinistra. Ancora Giacobelli, forse vuole mettere un pallone al centro. Sì, no, vuole andare da solo ancora. Non trova compagni. Eccolo il pallone al centro, addirittura che è diventato un tiro in un secondo momento. Sul primo palo, attento il portiere. Rimessa laterale per il Parco Città. Prova Di Conno. Attenzione, Giacobelli va da solo. All'ultimo Restinetti riesce a sbucare e bloccare il tiro di Giacobelli. Attenzione, prova a ripartire il Fater. Gabri, Giacobelli ancora da solo, Giacobelli, Giacobelli il sinistro, cerca l'incrocio dei pali. Forse l'ultima azione. Attenzione, prova il tiro, para il portiere, riesce a bloccare. In due tempi sbaglia il rilancio, attenzione, prova l'azione decisiva di Tatone, viene bloccato e finisce qui la partita 1-1. Ecco il primo calcio di rigore, va il 4 sotto l'incrocio, mette il primo rigore contro il portiere, prova il sinistro, pallone fuori.
Secondo rigore per il Faver, va il numero 11, pallone fuori di Ciavattella. 1-0 ancora si rimane. Secondo rigore per il Parco Città Pesce. Prova il tiro, prende il palo. Sfortunato ancora il Parco Città, purtroppo. È tutto nei piedi di Datone, tutto nelle mani del portiere. Prova il tiro, la palla il portiere. Si continua. Bellissima parata di Panariello. Di Conno per il gol e per andare oltranza. Prova il tiro. Vince il Parco Città. Vince anche la Giulianova Summer Cup categoria 2015.